Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Sarà il video più brutto della storia di YouTube su come si fanno gli anelli con gli origami, con la carta questa degli origami giapponesi. Gli anelli sono questi, quindi avete la prova che sono capace di fare gli anelli e adesso l'ho appena registrato, ovviamente con l'inquadratura dall'altra parte, e ho realizzato questo. Non è a fuoco, Dana? Perché non è a fuoco? Ah! Metti a fuoco. Ecco, questo è l'anello che andremo, bello sfocato, che andremo a realizzare. Spero che questo video vi sia utile in qualche modo. Dovete avere tutti i fogliettini, questi qui. Io questi li avevo comprati da Muji, ma non a Tokyo, a Milano. Però ero stata anche da Muji a Tokyo e a Londra negli anni 90, quando avevano proprio appena aperto. Riuscirò a farvi questo video, a farvi vedere come si fanno questi anellini. Allora, cosa serve? Della carta, questa è quella giapponese. E quale scelgo? Questo, che fiorellino. Quindi vediamo se riesco. Bisogna dividere a metà. Ecco, e poi ancora a metà. Decisamente scomodo questo video. Aspetta, rifaccio la piega con l'unghia. A metà, poi ancora a metà. No, devo alzarmi. Anche dall'altro lato a metà. La carta giapponese è bellissima, anche bella ruvida. Quindi ho diviso così. E adesso divido ancora a metà, quindi alla fine sono 8 sezioni. Allora, questo è facile. Questo è facile. Vai storta, Dana, sei andata storta. Si vede anche a occhio nudo. Come faccio qua? E poi ancora qua e ancora qua. Questa è la parte più complicata per me. Sì. Quindi qua, ma se lo segno, io lo segno nei video. Ragazzi, il video più brutto con gli origami. Mi state facendo fare un video bruttissimo. Poi sono scomoda, non vedo bene. Vediamo se ho fatto giusto. Dov'è l'architetto quando serve? Che lui è molto più preciso di me. Dovrei andare dritto. Bene. Diviso in 8. Poi, com'è che era? Ah, ecco. Il primo lo piego e lo giro. Poi, questo lo piego a metà. E anche di qua lo piego a metà. Ok. Ops. Poi.
Ora lo giriamo e lo pieghiamo a metà, cioè a metà su questa, così, poi lo giriamo di qui e bisogna aprire questo, così, e apriamo anche questo. Poi questo lo piego a metà. Questo lo piego a metà. Dovrebbe essere la punta del cuoricino. Questo poi da piegare sotto. Questo video si intitolerà Come non fare un anello con gli origami, o perlomeno come viene male un anello con gli origami. Poi, quindi adesso pieghiamo 1, 2, 3 e 4, cioè non ci posso credere, l'ho fatto, sì, è venuto. E adesso niente, questo lo piegate e fate il vostro anello. Dovete metterlo sul dito. Poi io ho le dita piccole e quindi per me avanza un sacco di carta. Quindi, come ho fatto qua, l'ho piegato e poi gli ho messo una punta con la, come si chiama questa? La graffetta. Solo che non ce l'ho qua la graffetta. Mi fate la misura per il vostro dito, perché altrimenti sarebbero da infilare uno nell'altro, ma io non riuscirò mai a infilarli uno nell'altro, quindi lo tengo così. E a fuoco? Riuscirete a rifarlo? Adesso me lo guardo il video. Comunque, a parte questo, vi faccio vedere com'è, perché questi li ho fatti l'anno scorso, poi ovviamente a furia di usarli. Ho messo anche il punto con la graffettatrice. Ovviamente l'ho messo sotto, un genio, un genio. Ve l'ho detto che è il video più brutto perché dovevo metterlo sopra, cioè sopra, non così, ma. Ah no, forse non riuscivo però. C'è sempre un perché, Questo è l'anello. Ma adesso vado anche a festeggiare perché sono riuscita a fare l'anello. Avremmo o questa, mi hanno regalato delle birre giapponesi. Le avete mai provate? Sono stranissime. Complesso aroma di coriandolo, buccia d'arancia, noce moscata. Mi raccomando, seguitemi sui social, quindi su Facebook, su Instagram, su Pinterest, insomma, dovunque. E per avere altri video, non questi video, ma video tutti legati ai fiori, ai viaggi e alla macchina elettrica. Se non condividerete questo video, verrete invasi dagli affidi. Quindi mi raccomando, condividete, questo video. Spero che vi sia anche stato utile. Ciao!